Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati in questo nuovo video dal vostro Elix Tony. Oggi siamo ritornati su Slendrina Must Die, e questa volta perché mi era stato consigliato di riportarlo, ma questa volta portiamo la vecchia versione di Slendrina Must Die, ossia quella del 2015. Sì, e proveremo a fare un secondo round facendolo in speedrun, quindi detto ciò sbrighiamoci e iniziamo. Ok ragazzi, questa quindi è la vecchia versione, ma è sempre la stessa cosa, solo che non ci sono più gli altri comandi, le altre cose. Cioè, è il solito Slenderman, insomma. Allora, vediamo qua. Ovviamente qua c'è questa stanza dove ci sono le munizioni. Le prendiamo subito. Ok, infatti io voglio fare una speedrun. Ecco, come vedete qua, al posto lì, diciamo che lì era aperto, non c'erano delle porte per aprirlo. Infatti è completamente diverso. Allora, questa è la porta che dobbiamo aprire, quindi io mi ricordo il passaggio, mi ricordo dove dovevamo andare. Allora, prima di tutto controlliamo in queste stanze per vedere se ci sono le pagine. Ecco, infatti ce n'è una qui. Perfetto, delle munizioni qui. Ok. Sì, ciao. Ecco, la porta mi sbatte sempre in faccia. Non smetterò. Mi fa ricordare quel bug che ho avuto. Ok, munizioni qui. Ok. Ovviamente è completamente diverso. Infatti, ci sono altre cose. Oh, ecco, le munizioni per i fucili a pompa quando. Oh! Oh, ecco Slendrina. Questo infatti era. Non l'avevo mai notato nell'altra versione, ossia quella nuova. Infatti questo è tutto nuovo per me. Allora, adesso infatti ora dobbiamo andare dall'altra parte, per andare a vedere se ci sono le pagine. E lì, se non so, ecco. E ho anche notato che Slendrina in questa versione è molto più alta. Allora, bisogna andare qua e andare a prendere la chiave. Quindi facciamo più veloce possibile. Allora, ciao, non volevo sparare. No, qui non c'è niente. Nada de nada. Allora, no, allora niente. Allora andiamocene via. Ok, qui invece ci sarà qualcosa. Infatti, sì, se la porta si continua a chiudere ad aprire, siamo a posto. Munizioni, e qua c'è la pagina, ecco, infatti sì, e ora ne restano tre, allora, proviamo, volevi Slendrina? Beh, da notare che qua è molto più alta. C'era un jumpscare, infatti nella versione nuova non c'era. Allora, ok, andiamo qua. E adesso dobbiamo andare nella stanza dove ci sarebbe da prendere l'altra chiave per aprire l'altra porta. Così completeremo almeno il gioco. Non vorrei avermi perso una parte, ma spero di no. E qua dovrebbe esserci, ecco infatti. Ecco, qua c'è la spada e la pistola. Vabbè, cambiamola e apriamo qui. Intanto ricarichiamo. Ecco. Ciao, ecco. Bene. Aperto, le munizioni, ecco, la chiave nel water, diciamo, e qua dovrebbe esserci la pagina, ok. Quindi ne restano le ultime quattro e possiamo poi andare. Quindi ora dobbiamo andare dall'altra porta. Ovviamente è un po' più spaventoso rispetto al primo, però insomma. Ecco il nostro. Quel jumpscare non me lo ricordavo. No, infatti. Mi ha fatto cagare sotto allora. Proviamo intanto ad andare qui. Ok. Qua ci sono le munizioni. Ok. Ovviamente me lo ricordo. Anche perché se sarà. Mi era stato consigliato di portare questa vecchia versione. Alla fine. Cioè, non mi cambia nulla. Scusa, Miss Lendrina, stavo facendo una speedrun e non ti avevo notato.
No, non è vero, la volevo sparare apposta. Allora, qua, ciao, sprechiamo i colpi e diciamo, ecco, ciao. Ecco, allora. Allora, proviamo ad andare avanti, quindi. Infatti c'è qualcosa qui. No. Eh sì, infatti c'è la pagina. E qua c'è Slendrina. Che questa volta è più resistente. Ecco. Tanto proviamo ad andare qua. No, qua in bagno non mi ricordo se c'era. No, a parte c'erano delle munizioni qui. Va bene, andiamo qua subito. C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. C'è solo l'ossetto Teddy. Allora, dai. Ecco, munizioni per il fucile a pompa, perfetto. Allora, andiamo qui. Ah no, bisogna sparare. Ecco, infatti. Ecco, allora. Ok. Va bene. Munizioni. Oh, munizioni per la pistola. Ah, è danneggiata. Ah, devo trovare un piede di porco. Ah, un piede di porco. Vabbè, questa volta è molto diverso, infatti. Non dovevi andare a cercare un piede di porco oppure altre cose per completarlo. Allora, proviamo a controllare qua. No, se allora non è qui, sarà da un'altra parte. Magari tipo in queste stanze. Eh sì, infatti era in questa stanza. Lo sapevo! Ecco. Qui c'ha sempre da strillare Slendrina. Vabbè, intanto andiamo ad aprire lì. Ok, bene, dai, 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 dai. Vamos, vamos. Ok. Ok, nice, ora ne manca solo una e abbiamo finito il gioco, ragazzi. Quindi dobbiamo andare dall'altra parte. Che poi non immaginavo che fosse così facile da completare. Dov'è l'ultima? Dov'è l'ultima? Non è qui? O è qui? Eccola! Dai, su, andiamocene via! Perfetto. Ci sarà Slendrina ad aspettarmi? Ma chi se ne, dai. Giù c'era ad aspettarmi. Ed ecco qua. Slenderman con la sua fidanzata. Slendrina. Clicchiamo qui. Succede qualcosa? Si è buggato il gioco? Boh. Slenderman! Il primo Slenderman. Ah, vabbè, chi se ne. Beh, niente ragazzi, questa era la speedrun di Slendrina Mastai. Siamo riusciti a completarlo velocemente. E devo dire che carina questa versione, diciamo. Però adesso basta perché sennò sempre a fare la stessa cosa è un po' stufa e infatti è un po' noioso rigiocarlo. Vabbè, io termino qua questo video, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like se vi è piaciuto il video e se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanella per gli avvisi e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!